si accendono i riflettori sul padiglione 3 di Fiera Milano City. Dal 25 al 28 febbraio va in scena Mi Milano Prêt-à-Porter, la mostra internazionale di Fiera Milano Rassegne. 210 marchi espositori e per la prima volta la lingerie, ma le novità sono tante altre ancora. Abbiamo diverse novità, la prima fra tutte, quella che ci fa più piacere, è che abbiamo portato il progetto Collision in Rinascente, quindi questi designer emergenti che abbiamo messo in relazione con aziende importanti, con aziende che hanno una grande storia, si possono mostrare al pubblico, direttamente al grande pubblico, nella più bella vetrina di Milano, in Santa Radegonda, e questo fa particolarmente piacere ovviamente a loro, oltre che a noi. Oltre alla lingerie avete portato in fiera nuovi marchi? Sì, noi abbiamo iniziato 2 anni fa, a dir la verità, a rinnovare l'impronta, l'approccio che abbiamo in questa manifestazione, e devo dire che in 2 anni abbiamo cambiato ormai il 50% dei marchi e degli espositori, quindi un'opera di selezione, di rinnovamento importante che sta pagando, perché possiamo registrare un 20% di incremento dei marchi disponibili, e questo ci conferma che siamo sulla strada giusta. La collezione Arnold & Bathoys per il prossimo autunno-inverno è ispirata ai paesi celtici. Allora, diciamo che il mood della collezione in generale è un viaggio nella storia, un viaggio nel tempo, un viaggio per contaminare il prodotto. Le borse nascono, il mood di ispirazione per le borse sono borse come puntini puntini, borse come abiti probabilmente. Infatti c'è la serie Elefante, Falena e Colibrì ispirate a Madame Vionnet, quindi alla statuaria classica greca, alle plissettature di Mariano Fortuny, per cui un viaggio nella memoria. Chiaramente noi, essendo veneziani, per noi Venezia è nello specifico il luogo che per eccellenza è il luogo della contaminazione, perché rappresenta un viaggio trasversale nella storia, nel tempo, per cui i riferimenti culturali sono infiniti. C'è un viaggio nel Giappone, infatti questa serie è ispirata ai copricapo giapponesi di combattimento, e poi ci sono fetici come la Kidal, le borse, diciamo, in capra tibetana. Qual è l'ispirazione della collezione? Dunque, l'ispirazione della collezione è per la donna moderna da 20 anni fino a 70 anni, 77 anni. La donna moderna, per me la definizione sarebbe una donna che ha voglia di essere molto femminile, e dunque io sto sempre provando di fare delle cose belle, femminili e diciamo urbane. Il mio primo target è di fare delle cose femminili e di moda, e poi con le mie conoscenze, diciamo, con la mia squadra, provo sempre di mettere un po' di tecnica per rendere queste giacche anche da vivere ogni giorno con un massimo di sicurezza, di piacere, e dunque che siano impermeabili e calde per l'inverno. Cosa ne pensa di questa iniziativa di Mi Milano Prêt-à-Porter di portare in fiera prima il beachwear e poi l'intimo? Ma io dunque sono favorevole a questa iniziativa, nel senso che è un'iniziativa che porta comunque anche questo mondo, che è abbastanza di nicchia, anche a conoscenza dei marchi per quanto riguarda l'abbigliamento. Sono favorevole, però secondo me l'operazione va fatta su marchi che lavorano sul medio-alto livello. Dove distribuite in Italia e all'estero il marchio ritratti? Il marchio ritratti è distribuito sia all'Italia che all'estero. Diciamo che l'Italia ha una distribuzione abbastanza capillare, contiamo circa 400 negozi multimarca, appunto, che lavorano sul livello medio-alto. Per quanto riguarda l'estero, tramite distributori, sempre in retail dell'alto livello, soprattutto cambia rispetto ai periodi, cioè il mercato russo tira abbastanza in questo momento, mercati emergenti, la Cina, eccetera, siamo presenti nel livello alto. Questa collezione è tutta realizzata con la fibra di latte. Noi utilizziamo solamente materiali ecologici, quindi la fibra di latte, che è un brevetto tra l'altro italiano degli anni 30, quindi è una cosa molto interessante, e poi la seta IMSA,
che è questa seta del Dalai de Taimsa, che significa non violenta, che promuove proprio il Dalai Lama stesso, per cui i bachi da seta non vengono messi a bollire, perché è una cosa abbastanza cruda. Avete già distribuito il marchio in Italia e all'estero? Sì, abbiamo dei punti vendita in Italia molto importanti che ringrazio, per esempio Cumini, o Cenere, Ceresa, Amelie, Birbas, che hanno creduto in noi, a cui devo veramente molto. E poi abbiamo anche qualche punto vendita a Miami e adesso stiamo cercando appunto di continuare su questa strada, trovando altri punti vendita in Italia e sempre di più anche all'estero. È la prima volta che partecipi a Mi Milano Prêt-à-Porter? Sì, è il primo anno, perché in realtà è una cosa molto nuova, è nata, questa è appena la seconda collezione, quindi ci siamo appena affacciati sul mercato. Che cosa ci presenti oggi? Allora, questa è parte della collezione autunno-inverno 2011-2012 che sfilerà poi il 12 marzo in passerella Milano Moda Donna. Qui è un po' racchiusa tutta l'ispirazione della collezione, quindi tutti i pezzi forti sono qui, a partire da quelli che rappresentano la mia collaborazione con Swarovski, piuttosto che quelli della mia collaborazione con Punto Seta, dove vediamo magari queste tipologie di jacquard o più che altro questi Swarovski termocollati, termosaldati anzi, e che è stata una cosa molto importante, perché per me è stata una grande crescita vedere come questi laboratori possano lavorare mantenendo una figura così fedele al mio disegno, che era l'ispirazione primaria della collezione. È la prima volta che partecipi a Mi Milano Prêt-à-Porter? In realtà è la seconda, ero qui anche settembre scorso per la mia collezione primavera-estate e è stata una bellissima esperienza, quindi ho avuto il piacere anche di ripartecipare, grazie anche a tutto lo staff di Milano Prêt-à-Porter che dà ai giovani questa possibilità. Il progetto Hopes nasce nel 2010, in questo periodo l'anno scorso, nasce tra due amici che si incontrano a Hong Kong, poi uno torna in Italia, sono io, ho aperto uno studio di design con un mio ex collega e insieme con i contatti fatti a Hong Kong ci siamo messi d'accordo, avevamo l'idea, avevamo chi ce la produceva, abbiamo trovato un distributore e abbiamo messo insieme il nostro marchio. Quindi Hopes nasce un po' sulle icone della moda, o comunque dei trend della gioielleria e dell'orologeria reinterpretati e vissuti in una filosofia Hopes che appunto di per sé fa già capire che è un po' più simpatica. Questa stagione ci siamo ispirati alla pazzia e quindi abbiamo così giocato ad interpretare questa donna leggera e che appunto annoiata di doversi costringere in forme particolarmente strette e decide di eliminare un po' di orpelli e di vestirsi di questi abiti leggeri nonostante siamo in pieno inverno, ma che poi si appunto accompagna e abbina delle maglie di un filato piuttosto importante per riscaldarsi ovviamente. Quindi sono queste pillole che noi chiamiamo di leggera follia che presentiamo in colori neutri che possono essere il panna, il nero, accompagnati magari da dei dettagli sul cipria e poi appunto una parte di colore che invece appunto è il melanzana e l'aragosta che ben si abbinano a tutta la collezione. Design the World è nato un po' come sfida per, posso dire, per dimostrare che veramente una moda può essere, ma veramente il fashion intendo, può essere ecoetica. È nato come progetto etico, che abbiamo diversi progetti in tutto il mondo, dal Brasile che lavoriamo con delle favelas che fanno le borse in pelle di pesce, fino al Perù che ci fanno anche la maglieria, sì, che è tutto garantito, non certificato ma garantito, abbiamo una garanzia proprio sui capi. Poi abbiamo provato di inserire dove possiamo anche un discorso ecologico, infatti abbiamo un'azienda che ci fa la tintura fredda che si chiama Faded e con questa tecnica riusciamo veramente a tingere 4-5 tessuti di qualsiasi composizione insieme.
progetto Collisions è in vetrina anche alla Rinascente di Milano. Sì, in vetrina è stato messo un capo che diciamo è l'emblema della collezione, in quanto è un prodotto estremamente tecnologico, è una lavorazione fatta appunto ad hoc con la Loma di impermeabilizzare la maglia, rendere dei capi outwear. Per la prima volta si parla di un prodotto di maglieria esterno. E è stata allestita una vetrina che non è proprio un'installazione come questo stand, che in realtà è proprio un'installazione, ma lì invece il capo è tridimensionale, messo su manichino, ma comunque racconta questa voglia di diversificare il prodotto. Sono stati fatti questo capo tecnologico messo su un manichino, su una silhouette color carne, e gli è stato messo un disturbo in faccia per far guardare solo il capo. Anche in quell'occasione il capo è il protagonista di tutta la vetrina. E questi quattro capi saranno solo l'inizio di un'altra, diciamo, linea di Presteso? Ma magari, adesso vediamo la prossima stagione. Tanto diciamo che questa collaborazione è stata una collaborazione importante. L'idea, voglio dire, di mettere i capi sotto vuoto è una cosa curiosa che vedo che incuriosisce anche il pubblico che passa, perché appunto mi diceva Vito che diverse persone fotografano, diverse, diciamo così, anche riviste si sono interessate a questa novità. E magari vediamo, insomma, ecco, sappiamo che comunque c'è un progetto più ampio con Rinascente e valuteremo adesso il da farsi nelle prossime stagioni, insomma, ecco, comunque noi, la nostra collezione verrà comunque continuamente distribuita, e quindi questo è solo, come dicevo appunto prima, la punta di diamante, insomma. La collezione Vernissage del 2011 si chiama Fauna Decay ed è dedicata ci siamo ispirati, diciamo, alla caduta dei merli dell'Arkansas che c'è stata intorno alla fine del 2010. Da qui abbiamo preso ispirazione per creare una collezione di pezzi unici, riproducibili ma mai identici, realizzati tutti a mano da maestri orafi in argento, pietre preziose, e questa volta con l'inserimento degli smalti come nuovo elemento delle collezioni. Tema predominante sempre in tutte le collezioni della Vernissage è la natura, e ogni collezione è la storia di un, diciamo, la parte di un capitolo di un libro che viene poi raccontato con delle atmosfere o delle suggestioni, con video super 8, con interpretazioni da parte di artisti italiani o stranieri e con un accompagnamento fotografico che noi chiamiamo immagini di atmosfera, dove non vedi mai, quasi mai, il gioiello in sé, cioè il prodotto, ma vendi quasi una suggestione di quello che stai creando.